Laura Trichet, attrice prima moglie di Gianni Morandi, è stata ospite a Vieni da me, dove si è lasciata andare a ricordi contenuti della famigerata cassettiera, momento clou del programma. In particolare, l'attrice ha ripercorso la sua storia d'amore con il noto cantautore Emiliano, a partire dall'incontro sul set del film In ginocchio da te apostrofo. Dalla loro storia sono nati i figli Serena, Marco e Mariana. Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale, l'incontro, il matrimonio, la rottura tra Laura e Christian e Gianni Morandi. Il matrimonio è durato dal 1966 al 1979, poi i due si separarono, ma i ricordi sono ancora vivi. La prima volta vidi un ragazzo con i jeans, poi mi ho anche costretto a indossare, l'inizio non fu facile. Spiega Laura e Christian, io avevo già fatto un film con Bobby Solo ed ero molto prevenuta sul cantante attore, non perché ci avesse provato ma perché non sapeva recitare, era nuovo. Gianni invece era molto bravo. Il cantautore, spiega l'ex moglie, era molto bello, aveva una faccia molto interessante, ma eravamo diversi. Quindi racconto di quel famoso bacio sul set sotto la fontana del gigante a Napoli, oggi vedo dei baci in tv e al cinema che non sono più come quelli ci davamo noi prima. Oggi i baci al massimo si mangiano. Dopo la fine del matrimonio, non è finito davvero tutto, sottolinea ancora l'attrice, può capitare, ma si rimane amici e ci si vuol bene, è stato un grande dolore, ma era inevitabile. Dopo la fine del matrimonio con Gianni, Laura Trichet si è progressivamente allontanata dal mondo dello spettacolo. Nel 2011, la sua ultima apparizione in televisione, almeno per diverso tempo fino a riapparire più di recente, al cinema. Sempre nel 2011, la vediamo in Cose dell'altro mondo di Francesco.